Ciao amici, benvenuti di nuovo sul mio canale La Cucina per Tutti. Oggi andremo a realizzare un'ottima crema del sud Italia, ovvero siciliana, una crema di ricotta che ci servirà per riempire i nostri cannoli siciliani o le nostre cassate. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti e le dosi che ci serviranno per poter realizzare questa ottima crema. Allora, avremo bisogno di 300 g di ricotta rigorosamente di pecora. Io l'ho fatta scolare in un codino per circa 2-3 ore per eliminare il latticello e ovviamente ci servirà poi la boule nel quale è già al suo interno per poter amalgamare la crema. La ricetta prevede poi un terzo di zucchero. Io uso lo zucchero a velo così non si annacqua troppo di nuovo la ricotta. Però io in questo caso non ne utilizzo 100 g di zucchero su 300 g di ricotta, ma ne uso 85 g. Al massimo si aggiunge dopo se vediamo che non è troppo dolce. Poi ci servirà della cannella, usiamo quella in polvere perché ovviamente si amalgama meglio, e dell'aroma di vaniglia. Voi potete tranquillamente utilizzare sia l'essenza di vaniglia oppure anche la bacca per far venire fuori questa crema in maniera amalgamata e anche più artigianale. E poi per finire ci servirà poi per la guarnizione una sacca poche. Io vi consiglio di utilizzare queste usa e getta, insomma. Allora, come vedete io ho già inserito all'interno della boule la ricotta, andrò quindi a inserire tutto lo zucchero a velo, quindi tutti gli ingredienti li mettiamo subito al suo interno. L'aroma di vaniglia, ci facciamo aiutare anche da una spatolina che ci servirà per amalgamare bene, e di tutta la cannella. Allora, ci sono alcuni che all'interno della crema mettono anche dei canditi, del cedro candito, della frutta candita, fate come volete, insomma, in base un po' ai vostri gusti. Ecco, vedete, così ci sono tutti gli ingredienti, cominciamo a schiacciare piano piano. Schiacciatela bene, perché ovviamente tende a fare i grumi. Se vedete che con la spatola non si tolgono i grumi, potete anche utilizzare un po' la frusta, va bene uguale. Amalgamate bene tutti gli ingredienti. Cosa importante, non la fate a macchina, non la fate nel frullatore o nell'impastatrice con la frusta elettrica, perché altrimenti potrebbe di nuovo rilasciare un po' di latticello o addirittura montarsi in qualche modo. Ovviamente non si monta con la malapanna, però vogliamo evitare spiacevoli situazioni. Cerco di rompere tutti i grumi sulle pareti e poi ritolgo di nuovo. Io ho preso anche la frusta perché ci sono diversi grumi, comincio un pochino a girarla. Allora, io vado ad aggiungere ancora un po' di zucchero a velo perché serve a rendere la crema un po' più corposa, e poi l'ho assaggiata e manca appena appena di zucchero, quindi per quello vi dicevo, state un po' indietro. Io vado un po' a occhio, non è che la peso. Ecco qua, vedete? E continuo a girare con la frusta. Vedete, sta cominciando a diventare meno grumosa e più cremosa. Questo perché? Perché si rompono sia i grumi dello zucchero a velo che naturalmente si formano, sia quelli che naturalmente ha anche la ricotta. Bene, come vedete, dopo qualche minuto di lavorazione la crema è diventata omogenea, ha perso tutti quanti i grumi che naturalmente sia la ricotta che lo zucchero a velo rilasciano, e ora andiamo a vedere come metterla nella sacca poche per poi guarnirla ovviamente all'interno del cannolo oppure della cassata. Allora, io mi faccio aiutare, come vedete, da questo bicchiere per mixer, dove al suo interno per comodità vado proprio a inserire, una volta che la apro, proprio la sacca poche. Ecco, vedete, ho foderato per bene con l'aiuto di un cucchiaio, mettiamo la crema al suo interno. Vedete? Vedete com'è anche diventata più soda? Così è molto più semplice metterla nella sacca poche. Allora, abbiamo terminato. Andiamo a togliere dal bicchiere la sacca poche.
spingiamo verso il basso. Io vi do un consiglio, ragazzi, tu vedete come è bella, anche molto artigianale, con questa cannella che si vede in evidenza. Andate a riporla ancora un pochino in frigorifero, se resistete ovviamente. Questo servirà per far indurire ancora meglio la crema. Qua cercate di chiudere per bene, se volete metteteci addirittura un elastico oppure svuotatela, mettete nel mio sacco a poche. Una volta che la dovete utilizzare, cosa andrete a fare? In base alla circonferenza del cannolo andrete a tagliare e poi la potete tranquillamente riempire. Ora io la vado a posare in frigorifero, perché questa sera siamo da amici, quindi la andrò a riempire direttamente lì. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio per aver seguito questa ricetta. Dalla cucina per tutti, ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, lasciate un like e fate passaparola. Buona giornata, amici. Ciao ciao.